René Descartes, signore di Perrone. Che entri. Vi attendevo da alcuni giorni. Come sta vostro padre? Mi ha scritto da lei. Ma veramente... Non lo so, mio signore. Io vengo da lontano, dalla Touraine. Non lo vedo da più di 2 mesi. Purtroppo avete trovato molta eccitazione a Parigi. Oh, io non conosco gli intrighi di corte. Ma a me sembra giusto che il giovane re voglia governare di persona piuttosto che lasciarlo fare a qualche cortigiano intrigante. Eh sì, avete ragione. Che cosa avete intenzione di fare adesso che siete a Parigi? Che progetti avete? Potrei aiutarvi. L'ho già detto a mio padre. Vorrei tanto che non mi aiutasse nessuno. Ho deciso di non iniziare nessuna carriera. Ho ancora bisogno di attendere. Ma allora, se siete indeciso, avrete necessità di aiuto. No, perché non sono affatto indeciso. Voglio solamente scoprire da me, da solo, come è fatto questo mondo. Parigi, per esempio. Da quando sono uscito dal collegio, mi sono reso conto che io non ho appreso nulla di ciò che può essermi utile nella vita. Mio Dio, come adoro i tuoi capelli. Sono morbide onde sulla tua fronte, carezzano lievi la tua bellezza e mi fanno geloso quando ti baciano. Hai una bocca d'ambra e di rosa, ma le tue parole mi trafiggono se non mi dici, baciandomi, che amare è una sublime cosa. Vieni con me, il vento urla forte, certo non può udirci, e quello che noi faremo qui sarà un dolcissimo mistero. Meraviglioso. Théophile de Vieux. Voi dite che non vi piace il diritto, ma è certo che amate la poesia. Sono sicuro che verrete presto a dirmi che a Parigi avete scoperto l'amore. Voglio scoprire... Cosa pensare allora di quelle false scienze che affermano senza mai provare niente? Invocando le qualità occulte della luna e delle costellazioni. Che cosa pensare di quanti smettono di pregare Dio, i santi, per indirizzare delle magiche preghiere agli astri? Che cosa pensare di quegli astrologi che osano fare l'oroscopo a nostro Signore Gesù Cristo? L'uomo sapiente non è né un indovino né tantomeno un mago, ma colui che ama la verità. E come Aristotele crede che la natura ce ne mostra chiaramente il volto nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Certo non approvo Aristotele in tutte le sue parti, perché sono passati quasi 2000 anni dalla sua morte e la scienza dell'uomo è assai progredita. Ma quanto alla ricerca della verità, ripeterò qui ancora ciò che ho detto molte altre volte. Aristotele è un'aquila. Gli altri non sono che dei pulcini. Ma reverendo padre, nella ricerca della verità, Platone dice una cosa, Aristotele ne dice un'altra, Epicuro un'altra ancora. Agostino sembra indicare una via diversa da quella di Tommaso d'Aquino. Telesio, Campanella, Bacone e gli altri innovatori recano degli argomenti ancora diversi. Voi dite che salvo Aristotele sono tutti dei pulcini. Non vi sembra di esagerare? Le somme dei filosofi scolastici fondate sulle dottrine di Aristotele sembrano essere delle costruzioni perfette che conducono alla verità. Quando le si studiano restando chiusi dentro le pareti di una biblioteca o di un collegio, ma appaiono assai lontane da esse, se vengono confrontate con i mille e mille fenomeni che sono la realtà del nostro mondo. E chi mai tra questi ci insegnerà con autorità qualcosa sulla quale non possa esservi alcun dubbio possibile? Voi siete troppo giovani, avete ancora molto da studiare. E parlate contro Aristotele, è incredibile. Probabilmente di Aristotele conoscete soltanto le citazioni che ci riportano le somme. E voi siete certamente il signor Descartes, il mio giovane condiscepolo di La Flèche. Il padre François della Compagnia di Gesù mi ha raccomandato questo giovane. Il signor Descartes ha grande passione per le scienze matematiche.
Avrete occasione di conoscerlo meglio in seguito. Certamente, signori. Ma vi prego adesso di continuare e di scusare la mia interruzione. Allora, riprendiamo il nostro discorso. Venite a vedere. Venite. Io non cerco altra scienza di quella che posso verificare attraverso me stesso. E traggo le mie lezioni dalla vita, piuttosto che dai libri. Ma se l'autorità dei filosofi vi adombra, chi altro pensate che possa guidarvi? Il convincimento, padre mio, che vi sono allo stato naturale, nel nostro animo, dei semi di verità. E che proprio questi semi sono in grado di darci la capacità di distinguere il vero dal falso. Dei semi di verità. Da falsa? Dopo le osservazioni compiute negli ultimi secoli dagli astronomi. Poi vi è l'ipotesi di Copernico. Secondo lui, la Terra con i pianeti gira attorno al Sole. La terza delle ipotesi è quella del danese Brahe, secondo il quale attorno alla Terra immobile girano la Luna e il Sole e attorno al Sole girano i pianeti e le comete. Io negherò con la mia ipotesi il movimento della Terra con più accortezza di Copernico e con maggiore verità di Brahe. Spiegherò che la materia dei cieli è fluida, come quella che compone il Sole e le stelle fisse, che i cieli, nel muoversi, trasportano tutti i corpi che contengono. La Terra dunque è circondata così, da tutti i lati, da un cielo fluidissimo, in cui riposa senza alcuna propensione al movimento. Essa è portata nel suo cielo come un vascello che si è mosso dal flusso e dal riflusso dell'acqua del mare. E siccome gli altri pianeti assomigliano alla Terra, si ha motivo di credere che restano in riposo anch'essi all'interno dei cieli che li contengono. Quando mi darete il manoscritto definitivo? Spero molto presto. Vi sto lavorando giorno e notte. Jani, vestiti. Pubblicherò tutto. Non posso rinunciare a stampare un trattato a cui ho lavorato per tanti anni. Il trattato era quasi finito. Non mi restava altro che correggerlo e copiarlo. Ma se Galileo, un italiano, stimato dal Papa, è stato condannato, io non mi sento più di continuare. Ma forse esagerate. Potrete pubblicarlo più tardi. Nella sua lettera padre Mersenne è stato molto chiaro e credo che abbia ragione. Ma l'Olanda è tanto lontana da Roma, ve l'ho già detto. Io non voglio correre il rischio di contraddire né di turbare la Chiesa. Sono quasi tentato di bruciare tutte le mie carte. Certo, non le farò vedere a nessuno. Tutta la mia opera è talmente connessa con l'ipotesi del moto dei cieli che è impossibile correggerla, anche volendolo fare. Se è così, non posso darvi torto. Aspettate. Ecco, sentite cosa mi scrive un discepolo del nostro Galileo. Dopo lungo processo e infinite ingiurie, egli è stato relegato nella città di Siena, dalla quale non può allontanarsi senza permesso. I suoi scritti sono stati banditi tutti perché egli teneva come vera la falsa dottrina da alcuni insegnata che il sole sia centro del mondo immobile e che la terra si muova di moto dioturno, e per aver inoltre insegnato la medesima dottrina ed averla diffusa con lettere e scritti. Dopotutto, non ho mai desiderato di scrivere libri. Se non avessi ceduto alle insistenze di qualche amico, non avrei scritto mai. Non cerco che la pace e la tranquillità dello spirito. Ve ne sono già tante di opinioni in filosofia, apparentemente solide, che possono essere dibattute nelle dispute. E se le mie non sono ben più solide di esse e non possono essere approvate senza controversia, non accetterò mai di pubblicarle. Voi siete un po' troppo prudente. Lo sapete che in Francia vi è stato chi ha difeso Galileo? Lo so, anche quel buon frate di Mersenne è tra questi difensori. Ma anche lui mi ha raccomandato la prudenza. Io però non farò mai ciò che non devo fare.
Bisogna saper placare la propria eccitazione, il desiderio. Attenderò, perché ciò che non appare possibile oggi può esserlo domani. Madame, sono lusingato da tanto onore. Vi stavamo aspettando. Sono stato 15 giorni ad Amsterdam. In questo salotto nel quale Madame Anna Maria de Schurman riceve spesso i dotti più famosi dei Paesi Bassi, si sentiva molto la vostra mancanza. Così voi mi confondete, caro amico. Ci hanno detto che state preparando presso il vostro tipografo la stampa di una nuova opera. E ci siamo molto dispiaciuti. Quando avete rinunciato a stampare il trattato sul mondo per timore... Vi sbagliate, non è stato per timore. È stato per rispetto all'autorità e per prudenza. Una giusta prudenza. Questi amici sono venuti per ascoltarvi. La mia nuova opera riprenderà idee e materiali del Trattato del Mondo. Signori, ho scritto il progetto di una scienza universale che possa innalzare la natura al suo più alto grado di perfezione. Ci dite troppo poco, mio caro René. Mi avevate tanto parlato dei vostri progressi nella metafisica. Avete timore di esporli? Avete scritto un libro di metafisica? Rinunciate al vostro metodo matematico? Tranquillizzatevi. Intendo dimostrare le verità spiegate fin qui dalla metafisica attraverso vie nuove. Sarebbe sterile avere escogitato un metodo per il retto uso della ragione e non adoperarlo per dimostrare i fondamenti della creazione dello spirito e di quello che ci circonda, al di là delle tesi degli scolastici, senza nulla concedere alle loro argomentazioni. Ecco uno dei miei nuovi ragionamenti. Tutti sanno che talvolta i sensi ci ingannano. Suppongo allora che nulla di ciò che vediamo sia come i sensi ce lo fanno apparire. Ma dubitando di tutto, mi appare subito evidente che io penso. E se penso, devo pur essere qualcosa. Io penso, dunque sono, dunque esisto. Questa certezza di essere, io la ricavo da me stesso. Io sono una sostanza la cui naturale essenza consiste nel pensare, totalmente indipendente da qualsiasi cosa materiale. Ebbene, questo io a cui mi riferisco è l'anima per la quale io sono quello che sono. Ho verificato poi che nessuna delle cose che esistono, la terra, la luce, il colore, appaiono superiori a me, più perfette di me. Ma chi ha posto in me l'idea di un essere più perfetto del mio, mi sono domandato. Certamente una natura più perfetta della mia, in grado di poter concepire l'idea della perfezione, cioè a dire di un essere sovrannaturale, assolutamente perfetto, che io indico con una sola parola, Dio. Nel mio trattato io dimostro anche, nella maniera più chiara, l'esistenza in me e nel mondo di una sostanza pensante distinta da quella corporea. Ma quale delle due è la natura di Dio? Io dimostrerò che il Dio certamente non può essere un composto di due sostanze, quella corporea e quella pensante, perché la mescolanza sarebbe segno di imperfezione. Caro René, voi parlate dell'esistenza dell'anima e di Dio in un modo davvero insolito. Mi avete commosso. Se io sono una cosa che pensa, io penso, io sono pensante, dunque esisto. Dunque sono uno spirito, un'anima, un intelletto, una ragione. A mio avviso la deduzione non è esatta. È come se dicessi, io sono pensante, dunque sono un pensiero. Oppure io sono intelligente, dunque sono un intelletto. Sarebbe come dire, io sono un passeggiante, dunque sono una passeggiata. Noi non possiamo concepire nessun atto senza il suo soggetto. Il pensiero senza una cosa che pensa. La scienza senza una cosa che sappia e la passeggiata senza una cosa che passeggia. E da questo mi sembra di poter conseguire che una cosa pensata è anche una cosa corporea. È venuto il signor Wiggins. Fatelo entrare. René. Costantino. Vedete? Lodi, obiezioni, accuse, è il successo. Ma insieme al successo, Dio mi ha dato i più grandi dolori. È morto mio padre in Francia e nessuno mi ha avvertito per timore di recarmi disturbo. Così mi ha scritto mio fratello.
E anche Francine è morta. La luce dei miei occhi, per la quale ero venuto a vivere in questa casa insieme ad Elena. Ho vissuto poco, troppo poco con Francine. La scienza mi ha impedito di vivere. Ciascuno di noi ha la sua vocazione e deve viverla con fedeltà. Ogni cosa che abbiamo viene da Dio. È la sua mercede. Sì. Certo, continuerò a vivere e a pensare, ma adesso mi chiuderò gli occhi, mi turerò le orecchie, spegnerò i miei sensi. Desidero cancellare dai miei pensieri tutte le immagini delle cose corporee e di intrattenermi soltanto con me stesso e vivere chiuso nel mio intimo. E forse, scrutando dentro di me, riuscirò a placare a poco il dolore e la confusione di questi giorni. Proverò a me stesso che una cosa, un'anima che pensa, vuol dire che dubita, che afferma, che nega, che conosce poche cose e ne ignora molte, che ama, che odia, che vuole, che non vuole più, che ricorda, immagina e sente. Tenterò nel dolore di estendere la mia conoscenza. Considererò con cura se non posso ancora scoprire dentro di me qualche altra cosa che non abbia fino a questo momento ancora percepito. Io ho la sicurezza di essere una realtà che pensa.